Ecco, allora, in questa parte che ho esposto fino a questo punto, ho cercato di fare riferimento ad alcuni dei molti e variegati elementi di contesto. Ora proverò a descrivervi in modo altrettanto rapido e anche per certi aspetti sommario gli elementi che contraddistinguono l'architettura di questo nostro oggetto, Reading and Machine. Allora, queste vedete sono le parti componenti. Reading Machine è il nome d'assieme, consiste in un sistema di raccomandazione. Poi dopo vedremo alcune slide che spiegano che cosa sono i sistemi di raccomandazione. Una interfaccia immersiva e un ambiente ibrido che è lo spazio della biblioteca. Quindi quello spazio semiotico di cui abbiamo parlato all'inizio è ciò che dovrebbe essere alterato, modificato dalla somma di sistema di raccomandazione e interfaccia immersiva. Infatti, il prototipo dovrebbe essere installato all'interno della nuova biblioteca civica centrale e attualmente il prototipo funzionante, di cui qui vedete lo schema architetturale, ne è in corso la sperimentazione presso l'attuale Biblioteca Civica Centrale di Torino, all'ambiente immersivo. Poi dopo lo vedete, si accede attraverso gli Oculus, eccetera. Ecco, allora qui vedete riepilogata a livello architetturale la struttura. Ci sono tre piani: il piano dell'utente, il piano degli algoritmi, il piano dei dati. Il piano dei dati, come vedete, come vi ho detto prima, è costituito da metadati conformi agli standard, metadati VCT. VCT è Biblioteca Civica Torinese. I dati degli utenti, lo storico dei prestiti, naturalmente sono dati anonimizzati. Dati generati dagli utenti VCT possono, è una funzione che ancora deve essere alimentata, no? Ma prevede la possibilità che rispetto alle attribuzioni di tag individuali e all'entità documentale, gli utenti dispongono di un form per poter valorizzare attraverso tag individuali il proprio punto di vista. E poi i dati provenienti da Anobi, che è una piattaforma di social reading che dal nostro punto di vista è molto interessante perché include il dataset Anobi include degli elementi testuali valutativi. Quindi ci sono più o meno dei metadati relativi agli oggetti documentari e poi ci sono le recensioni degli utenti. E poi vi spiegherò sommariamente a che cosa servono questi elementi valutativi. Allora, i sistemi di raccomandazione, che credo dei quali più o meno direttamente, più o meno esplicitamente, come dice questa slide in basso, avete esperienza, perché la maggior parte delle piattaforme, Amazon, Netflix, Facebook, Instagram, Spotify, tutte le principali piattaforme, vi propongono l'esito di azioni e attività algoritmiche. E quindi tutti noi, parlavamo prima di plasticità neuronale, no? Sappiamo più o meno che esistono degli ambienti web i cui contenuti traggono origine da agency non umane, algoritmiche. Lo sappiamo, magari non ci facciamo troppo caso, però presumo che anche in via ordinaria si sappia che i suggerimenti prodotti da Amazon sono derivati dall'applicazione di sistemi di raccomandazione come quelli che qui ora vedrete sommariamente descritti. Allora, le tipologie di sistemi di raccomandazione sono essenzialmente tre: collaborativo, basato sull'analisi del contenuto, ibrido. Per cercare di rendere immediatamente cogibile la natura dei filtri collaborativi, cioè dei sistemi di raccomandazione che si fondano su questo filtraggio collaborativo, ho cercato di ridurre al minimo la complessità, perché il numero dei lettori, degli utenti delle biblioteche civiche è molto consistente. Ora non ricordo il dato quantitativo, ma
ma sono alcune centinaia di migliaia di utenti, però non ne verremmo a capo. Allora immaginiamo quindi due lettori, lettore A e lettore B, che hanno letto dei libri, quelli in alto che vedete, no? Ci sono i libri blu e grigio, quello blu è il libro letto da A, quello grigio è il libro letto da B. Quindi i due lettori, perché hanno letto dei libri simili, sono considerati lettori simili. Tutta la partita dei sistemi di raccomandazione si gioca su questo concetto di somiglianza, che qui è espresso in modo elementare. In realtà, i colleghi del Politecnico che hanno realizzato, ingegnerizzato il sistema di raccomandazione, hanno sviluppato delle matrici molto ampie, molto articolate, che io qui non ho inserito, in cui l'algoritmo valuta per effettuare le sue stime probabilistiche quali sono gli elementi di similitudine presenti tra quei due lettori, che qui sono indicati in linguaggio naturale, no? Libri letti da ambedue, età, titolo di studio, genere preferiti, anche dati attribuiti direttamente. No, e quando nella matrice il nostro algoritmo al lavoro trova degli elementi che accomunano le nostre due entità, si sente autorizzato a suggerire a B un libro letto da A. È una stima probabilistica, no? Dice, dal momento che è proprio un'inferenza, se i due lettori sono simili, hanno dei gusti, degli orientamenti, degli atteggiamenti in comune. E se uno dei due lettori ha tratto gradimento, o comunque ha utilizzato, diciamo, trarre gradimento è un concetto simbolico molto sofisticato, ha utilizzato quel libro, allora viene candidato ad essere proposto anche al lettore. Nel caso dell'altra tipologia di sistema di raccomandazione, quelli basati sull'analisi del contenuto, ad essere simili sono invece degli elementi presenti all'interno del libro, cioè dei dati che rappresentano l'entità documentale. Quindi in questo caso il lettore è, come vedete, solo il lettore B. Ci sono degli elementi nella matrice che rendono simile due entità documentarie, elementi della più diversa natura, per esempio, li ho indicati qui, le preferenze per un genere letterario, eccetera, insomma, elementi che correlano queste due unità, le rendono simili, lo stesso autore, lo stesso genere, numeri di pagine compresi in un range che va da A. E quanti più tag ci sono, quanto più efficace è il lavoro che i nostri algoritmi riescono ad effettuare. Ora, allora, non li ho messi questi dati, però volevo raccontarveli molto brevemente a voce. Allora, questa è la parte del lavoro che, come ho detto all'inizio, noi della tradizione umanistica, dell'ambito delle culture documentarie, della tradizione della cultura bibliografica, eccetera, non siamo in condizioni di fare. E qui si apre quel possibile problema, cioè dire, bene, allora noi ci occupiamo di conferire una struttura ordinata ai dati stando dentro la tradizione documentaria, quindi dalla tradizione catalografica classica, diciamo, fino al web semantico, quella è un'ipotesi, oppure, che è l'opzione su cui, come credo di essere riuscito a comunicarvi, io sto un po' lavorando, è quello di aprirsi all'ambito dei dati non strutturati, cercare un punto dinamico di equilibrio tra tradizione documentaria fondata sull'uso di quegli strumenti che sono fondamentali, servono per produrre cataloghi, per garantire quindi una delle letture che si effettuano, l'abbiamo vista, la lettura documentaria, ecco, unire quei dati, aggiungere a quei dati il contenuto informativo di altri dati non strutturati, quelli derivanti da nodi. E allora, quale risultato produce questa ibridazione, questo sporcare, un'espressione metaforica, il metadato strutturato
con un dataset testuale non strutturato, è che aumenta nettamente la probabilità dei suggerimenti prodotti dal sistema di raccomandazione. Ora, questo è un ragionamento più difficile anche per me capire, quindi ancora più difficile da comunicare. Comunque, loro, per valutare l'efficacia del sistema di raccomandazione, hanno fatto delle campionature, no? Quindi hanno effettuato in primo luogo un'estrazione del tutto casuale di libri da suggerire all'interno di quel dataset. Hanno estratto casualmente un numero n di rappresentazioni di entità documentali e questa estrazione casuale produceva un valore probabilistico incrociata con lo storico dei prestiti. Quella è la conferma, no? I libri che uno ha già preso in prestito, no? Perché quelli che li prenderà ancora non lo sappiamo. Dobbiamo fare lì, cioè la nostra inferenza probabilistica è quella che sta tra ciò che ha già preso e quello che potrebbe prendere. È la scelta di lettura. Allora, per dirla in modo vado a memoria, ma sono dati realistici, il valore probabilistico derivante da una selezione casuale di libri era 0,7 o 0,07, comunque era di un quinto inferiore rispetto al valore derivante dall'arricchimento dei metadati con il dataset ANOVI, cioè aumenta di 5 volte la probabilità che i suggerimenti prodotti effettuando l'integrazione tra contenuto informativo del dataset BCT, cioè metadati alla fine, e dati derivanti da dati valutativi derivanti da nodi aumenta di 5 volte la probabilità che i suggerimenti siano ritenuti pertinenti da parte dell'utilizzatore, pertinenti perché sono libri congrui con quelli che ha già preso. E da un punto di vista dei data scientist, è un valore molto molto rilevante, molto molto rilevante, e quindi suggerisce che per produrre sistemi di raccomandazione sia indispensabile integrare metadati strutturati con dati valutativi che sono le recensioni, elementi valutativi, capito? Tutto è elemento valutativo, le stelline, in ANOVI si mettono delle stelline. Non so se lo conoscete, da 1 a 5, quanto ti piace? 1, 2, 3, 4, 5. Avete immaginate la matrice di cui vi ho parlato come caratterizzata da tutti questi elementi che poi alla fine producono un ranking, in questo non dissimile dal ranking di pertinenza che dà un OPAC, che però deriva dall'incrocio tra questi passi algoritmici che ora vi ho suggerito. Allora, questo è il mestiere, la parte di mestiere che fa il sistema di raccomandazione, che è stato realizzato, prima parlavamo in modo generico di alleanze con il Politecnico, no? Con i data scientist del Politecnico, un centro di ricerca, Smart Data Polito, data scientist, cioè fanno quello di mestiere. Abbiamo visto però nello schema architetturale che a questi suggerimenti si accede da un ambiente immersivo, Oculus. E l'idea di fondo, abbiamo poi deciso di optare per la predisposizione di un ambiente immersivo diverso da quello di Audi. L'avete visto prima, Audi utilizza un'app per accedere ai suggerimenti, quindi le funzioni del sistema di raccomandazione vengono visualizzate. Ce l'ho anche, comunque è semplice utilizzare, davvero molto semplice e intuitivo utilizzare Ubuntu. Quindi quella poteva essere un'opzione. Uno ha lo smartphone, gira poi per l'ambiente, sono compattati tutti i libri e localizza nello spazio fisico ciò che viene suggerito dal grafo reticolare. Ma alla fine abbiamo ritenuto più sollecitante e suggestivo un ambiente immersivo. A me era piaciuta molto questa mostra che credo Fiammetta abbia visto. Non so, ma dove l'hai vista? Paolo, l'ho vista io a San Ah, è Paolo, perché ha girato un po' in credo tutto il arrivata mondo. qui, a Parigi, ma in Italia non è mai arrivata, no? Non lo so, non lo so. Io ne ho avuto notizia da No, dei video. si è Come? parlato,
Comunque è molto sollecitante, è ispirata a un libro, un bel libro, a me piace molto, Alberto Manguel, di, diciamo, amico di Borges, anzi è colui che leggeva i libri a Borges quando Borges era diventato cieco, e questa mostra si basa proprio su ambienti immersivi cui si accede attraverso l'uso di visori Oculus, tipo quelli che qui vediamo, e produce, questa è proprio una... Mi vedo ranganata, così faccio un colpo. Conosciamo, no? Che insomma è un po'... lo spirito alterato. Guida. Infatti l'ho alterato. Lo spirito guida. Ho messo... No, allora, questi sono degli ambienti presenti all'interno della mostra. Ora, al di là, a me... ritengo questa mostra molto interessante, perché il tentativo è quello di arricchire sul piano visivo e emotivo dei classici ambienti bibliotecari, utilizzando delle metafore, no? Quella in alto a sinistra che vedete è abbastanza riconoscibile, è la biblioteca del capitano Nemo, no, è abbastanza intuitiva, l'organo, la fiovra, eccetera. Poi ci sono in basso, sotto, grosso modo, questa cos'è? La forse la ricostruzione dell'incendio della biblioteca di Alessandria, e poi gli specchi delle biblioteche vittoriane, e poi questa biblioteca che diventa un tutt'uno con la natura. Ecco, questo è uno dei temi noti. La tradizione documentaria, qui vedete proprio effigiato come un santino, no? Uno dei padri fondatori della tradizione, quella recente, lasciando sullo sfondo la genesi della tradizione classica, Nové, Gesner, Schrettinger, eccetera. Prodiamo al Novecento. Ecco, la tradizione documentaria rispetto a queste dinamiche, che cosa fa? Continua a coltivare solo ed esclusivamente ciò che sta all'interno dell'uso degli strumenti derivanti da questa tradizione, o, ed è un'ipotesi sensata, o si apre anche all'uso tendenziale di ambienti, traiettorie, prospettive, strumenti, metodologie che si situano al di fuori della tradizione documentaria in senso specifico? Questa è una domanda aperta rispetto a cui io non ho una risposta, però credo, o meglio, di fatto ho una risposta. Credo che sia necessario, più che necessario, indispensabile esplorare, almeno esplorare ciò che si situa anche al di fuori dei confini, diciamo così, dell'universo bibliografico, per usare un'espressione cara al nostro amico Mauro Guerrini. No, c'è l'universo bibliografico e ciò che si ottiene dalla metadatazione del mondo in modo rigoroso, scrupoloso, conforme all'applicazione di regole. E intorno a questo universo bibliografico c'è però questo mondo che è ricco di sollecitazioni estetiche ed emotive. E l'esperienza di lettura, che si nutre non solo della lettura documentaria, quindi quella legata a un ambiente, ma anche a tutte le altre tipologie di lettura, è, io credo, una sorta di ambito, quasi un grimaldello, per accedere, andare un po' oltre questi confini, a quello che, vabbè, questo ho fatto io, in un ambito un po' poroso, fluido, incerto, che per polarità con l'universo bibliografico potremmo definire multiverso, no? Ma è un gioco di parole, di per sé non vuol dire nulla. La domanda di fondo è rimanere chiusi all'interno della tradizione documentaria classica, oppure aprirsi alle contaminazioni inter e transdisciplinari con questi ambienti. Questa è la domanda formulata in modo serio, e ne abbiamo parlato molto, devo dire, anche per quello che riguarda l'evoluzione del nostro settore disciplinare, no? Che deriva da una tradizione, del libro gutenberghiano, ha in quello uno dei suoi elementi identitari, ma rispetto alle entità che popolano la datasfera,
ce ne interessiamo, le utilizziamo, le metadatiamo, le utilizziamo senza metadatarle? Questa è la domanda effettiva. Allora, quindi lui, il nostro ranganata metaforico, si altera un po', no? Perde un po' la sua consistenza, e qui entriamo nell'altro ambiente, la realtà virtuale. Quella è la via di accesso al sistema di raccomandazione, quindi realtà virtuale. Qui ci sono degli esempi anche sollecitanti. Questo è un film molto bello, Garland, no? L'ho scritto male, Ex Machina, su un esempio di intelligenza artificiale forte, e qui vedete come si configura ciò che si vede a partire dall'uso di questi strumenti Oculus, che io ho provato con difficoltà, devo dire, perché non ho abitudine. Ecco, abbiamo parlato di riciclaggio neuronale, no? Ecco, l'uso di ambienti immersivi con i controller esige delle competenze cognitivo-motorie molto, molto specifiche. Non so se l'ho provato. C'è qualcuno di voi che ha avuto esperienza di ambienti Oculus? No. E allora è davvero difficile, perché capite, questa è una rappresentazione visiva dello spazio, di questo piccolo metaverso di Reading and Machine, no? Però un'immagine statica. In realtà, quando voi utilizzate gli Oculus, avete due opzioni. Una è quella di optare per vedere l'ambiente virtuale come se stesse sullo sfondo, no? Come ora più o meno vedete questo. Oppure scegliere di utilizzare i controller, che io non so usare, a differenza del figlio di Fiammetta, che è un navigatore di videogiochi, e lui sa usare controller, come forse parte di voi, ma i videogiochi sono un po' più al maschile, a quanto mi risulti. Le ragazze hanno meno esperienza di videogiochi. E allora, l'uso dei controller esige una capacità motoria cognitiva ed produce degli effetti. Ho visto nelle prove in corso in questo periodo che persone non abituate rischiano di cadere, per esempio, rischiano di perdere l'equilibrio, perché con i controller ci si muove in uno spazio virtuale, non si ha abitudine a confrontarsi con uno vede una colonna, diciamo, virtuale lì. Che succede se uno ci va a battere? Niente, però quello che è successo a me, c'è la colonna, c'è una reazione del corpo fisico. Ma comunque, è necessario provare. Ah, aggiungo, se no poi me ne scordo. C'è qualcuno di voi per caso che ha programmato una visita al Salone del Libro di Torino il 18-22 maggio? No. Non ancora. No. Vabbè, perché nei giorni del Salone il prototipo sarà sperimentabile nello stand del Politecnico. Comunque, qui è stato modellizzato utilizzando un software che si usa proprio per costruire videogiochi, che si chiama Unity. È stato realizzato, non è poi esattamente così, però è il risultato di una fase di elaborazione. Qui entrano in ballo altre competenze, un altro centro di ricerca, VR, Virtual Reality Polito, quindi data scientist da un lato, esperti in realtà virtuale da un altro. Io li ho lasciati lavorare molto liberamente, perché loro la biblioteca se la immaginano così, l'hanno, ed è molto interessante rispetto ai temi dello spazio che dicevamo prima, se la sono immaginata organizzata in stanze. Vedete, stanza dei libri più richiesti, stanza dei libri del giorno. Quindi Il metaverso bibliotecario ha una forma alterata come l'immagine di Ranganata, che è composta però di quote di spazio, no? Stanze sociali o tematiche, punto di ingresso, questo c'è il punto blu, cioè uno inizia la sua esplorazione da lì, dal punto dove c'è il cerchio blu. E quando sa utilizzare abbastanza bene i controller, si muove all'interno di questo spazio e ottiene già in questa fase dei suggerimenti. Allora, queste stanze, immaginiamole come stanze generate dinamicamente
dalla procedura, no? Dall'utilizzo di questi dati. La festa della donna, perché il periodo era quello, marzo, eccetera. Quindi possiamo immaginare che disponendo di tempo, risorse, strategie di ricerca, noi riusciamo ad estrarre da quel dataset che stiamo utilizzando delle rappresentazioni di unità documentali e di celebri personalità intellettuali riconducibili a questa festa, no? Vedete Virginia Woolf, Simone de Beauvoir e l'altra non riesco a riconoscerlo, boh, comunque figura femminile, riusciamo ad estrarle e a organizzare questo ambiente. Vi ripeto, questa non è la simulazione virtuale che è stata ottenuta nella sua versione definitiva. Dà un'idea delle possibilità. E questa è un'altra delle opportunità di un certo interesse. Un autore mainstream, Stephen King, un ambiente che riproduce quello della presentazione di un evento. Quindi un palco, degli avatar, qui anche non sono così, queste sono le figurine del Lego. Ecco, qui abbiamo pensato a un'ipotesi che non so se possa essere interessante, utile o no. Allora, questo è un ambiente per l'accesso a uno spazio performativo, no? Un evento di promozione di un libro, eccetera. Allora, immagine, qui siamo all'interno del metaverso, cioè a questo spazio uno accede stando dentro, utilizzando gli Oculus. Immaginiamo che sia possibile che uno degli avatar che vediamo qui sia l'avatar dell'autore del libro. Quindi qui c'è l'avatar di voi che state utilizzando l'ambiente, no? Che vi muovete con il controller. Ma come vengono fatti i videogiochi in modalità collaborativa, cioè si gioca online con altri autori, possono esserci altri avatar autorizzati che si muovono in quell'ambiente e che parlano tra di loro. Tecnicamente è possibile, come succede nei videogiochi. Quindi questo per dirvi che questa sfera qui deliberatamente ha fatto riferimento all'ambito della gamification, cioè del modo con cui sono organizzati e strutturati l'accesso ai contenuti all'interno dei videogiochi. Non sto a descrivervi i dettagli, andrebbe effettuata l'esperienza. Qui capite, tecnicamente è possibile. Cioè, se io individuo un autore, diciamo un autore torinese, Baricco, no? E chiedo a Baricco: Baricco, sei disponibile a partecipare a questa sperimentazione il giorno X dalle ore 11 alle ore 11:30? Allora, coloro che ricevono il suggerimento di Baricco in quella, diciamo, The Game, no? Uno ha ricevuto The Game di Baricco, gli piace, lo sceglie, ha seguito tutto il suo itinerario. Dalla procedura può essere smistato verso questo ambiente dove sul palco c'è l'avatar di Baricco che gli parla di The Game e interloquisce direttamente con lui. Ecco, questa credo che potrebbe essere una prospettiva di un certo interesse, disporre di ambienti virtuali condivisi all'interno dei quali effettuare delle pratiche connesse all'esercizio dell'atto della lettura. Ecco, poi un'altra cosa interessante, anche in questo caso gli avatar non sono di particolare, ora non so di nuovo se c'è qualcuno di voi che ha esperienza dei videogiochi. I videogiochi ormai hanno una risoluzione grafica molto, molto alta. E qui è stata utilizzata invece una risoluzione che si chiama low poly, cioè basso, infatti si vedono tutte le irregolarità nei pixel, per favorire l'uso, perché i videogiochi ad alta risoluzione grafica hanno bisogno di schede video particolari, di processori di un certo tipo, insomma è stata una scelta di tenere basso, low poly, la risoluzione. Questo è uno degli avatar che introduce dei canali tipo quelli di Obotti.
Ci sono cioè quattro emozioni. Quindi immaginiamo, voi vi siete messi gli oculus, entrate all'interno di questo ambiente e avete a disposizione delle opzioni che corrispondono a quattro stati emotivi: rabbia, tristezza e cose di questo tipo. Ecco, come è stato, questa è la domanda documentariamente, cara Lucia, più interessante. Come si fa a attribuire a dei metadati bibliografici una correlazione con uno stato emotivo, rabbia, tristezza, quello che abbiamo visto in Obotti, no? Però in Finlandia tante risorse, secondo me, lì hanno proprio attribuito dei tag manuali, microtaggatori, li avranno pagati poco anche loro, però fai quantità. Hai la massa critica che ti consente di andare. Li hanno fatti pochi libri, molte risorse, è verosimile pensare che li abbiano taggati, ma noi non potevamo farlo perché i libri della Civica sono superiori e il budget di questa prototipazione, per darvi un'idea, è stato di 100.000 euro, cioè molto poco rispetto a tutto quello. Il prototipo è stato realizzato con un bando della Fondazione TIM. Allora è stato utilizzato la linguistica computazionale, il text mining, e lì sono entrate in gioco quegli elementi testuali presenti nel dataset di Adobe, dove c'è il metadato più o meno standard, non è proprio standard, però più o meno, e degli elementi valutativi, file testuali. Nelle parole dei valutatori c'è la descrizione degli effetti prodotti dalla lettura. E questi effetti producono delle parole. Insomma, utilizzando degli strumenti di linguistica computazionale, di cui non sto a descrivervi il dettaglio, è stato possibile effettuare text mining, cioè attribuire in modalità automatica uno di questi quattro tag emotivi ai libri e consentire in tal modo la predisposizione di questi quattro canali, no? Scelgo il canale natura, il canale, quattro canali, e già all'interno di quelli ottengo dei risultati tipo quelli di Obotti, ottengo dei suggerimenti collegati alla mia opzione. Sono dei passi procedurali che si incrociano con i suggerimenti forniti dal sistema di raccomandazione. Allora, ora vedete, torniamo, credo mi sto avvicinando verso la fine, anche perché insomma stavo già abbastanza lungo. Questo è un po' lo schema, l'architettura, diciamo, documentaria complessiva del nostro ambiente. Quindi, come vedete, ci sono i metadati bibliografici, quelli della BCT, no? Quelli presenti nel database del catalogo, quindi conforme a quel modello di rappresentazione, ISBD, RACAD, soggettario, eccetera. E poi gli altri dati non strutturati. Allora, l'insieme di questi dati viene elaborato da parte degli algoritmi del sistema di raccomandazione, che poi vengono trasmessi all'ambiente immersivo. Questo è il nostro punto di accesso. Noi partiamo da lì. E questo ambiente evidentemente dialoga con le strutture cognitive del lettore, che qui non c'è, di cui vediamo la mano. Ve l'ho detto prima, la scelta di lettura, quello è il tema che ci stava a cuore. Motivi però, non motivi, elementi ulteriori di rafforzamento simbolico di questo atto che ho cercato di descrivere. Il rischio è quello della spaccatura di queste tradizioni. La domanda che ci siamo posti prima: è necessario interloquire, non interloquire, avere solo nostalgia dei mitici, dei tempi andati, che io credo non ci sono mai stati comunque. Allora, c'è questo lettore reale e c'è anche la possibilità di dialogare, questo non è stato ancora ingegnerizzato, con il catalogo, che sarebbe un altro elemento interessante, cioè rendere, capite, i due sistemi comunicanti. Quindi parto da Oculus, utilizzo i suggerimenti, quando ho ottenuto il suggerimento per la localizzazione dell'unità fisica, è meglio che mi avvalga del catalogo che già c'è, no?
E questo è un qualcosa, perché voi dite, da un punto di vista tecnologico è abbastanza semplice, però voi dovete immaginare anche che i soggetti gestori dei cataloghi, le aziende che elaborano e producono i cataloghi, non sono così entusiasticamente orientate a rendere disponibili in modo aperto i dati che loro gestiscono ed elaborano. Una domanda a questo proposito ed è, le raccomandazioni, quindi sono comunque di volumi presenti, documenti presenti in biblioteca, quindi il passaggio dal catalogo sarebbe dire, la naturale evoluzione per accedere. Sì. Ok. Sì, sì. Sì, però non sta, un dataset non è stato ingegnerizzato, ma per una volta fatto il matching ci vuole nulla, capito? No. Cioè, da quel livello, il che renderebbe... Devono aprire la porta? Arricchirebbe ulteriormente, però come avete visto, le architetture tecnologiche variano. Obotti è un'app che ha sviluppato un'architettura autonoma, ha incorporato al proprio interno la notazione di collocazione e utilizza l'app per accedere allo scaffale. Sono le immagini che vi ho fatto vedere. Secondo me, in un'ottica di valorizzazione reciproca, sarebbe meglio che l'ambiente del catalogo mantenesse la sua autonomia. Il mio gioco di parole è l'universo bibliografico dialogasse con il multiverso bibliografico, no? Quindi il visore e il sistema di raccomandazione sono, diciamo, metaforicamente il multiverso, sarebbe una sorta di mutuo riconoscimento dal quale io credo trarrebbero benefici sia l'ambiente catalogo sia l'ambiente gamificato del sistema di raccomandazione. E vediamo come andrà. E alla fine il risultato è la scelta, no? Approdo, atterro nell'ambiente catalogo e alla fine effettuo la scelta. Però una scelta arricchita, variegata, sporcata metaforicamente, come ho detto prima, perché arricchita con dataset non conformi a quel modello rigoroso che deriva da quella tradizione che presumo nelle sue linee generale conoscete. E allora si genera proprio questa dialettica, secondo me, tendenzialmente generativa tra universo e multiverso bibliografico. L'universo è quello, beta dato il mondo, ottengo una sorta di memoria artificiale rigorosa, coerente, diciamo tendenzialmente coerente, no? E che ho provato a sintetizzare in queste due slide, cioè questo è l'universo bibliografico, diciamo, in cui ci sono due persone, hanno la stessa figura, quella che effettua la ricerca e quella che produce il metadato. La ricerca e il recupero è ciò che accade in mezzo, no? E alterare un po' questo, che è quello che vi ho raccontato, perché ci sono comunque delle persone che producono metadati, no? Diciamo bibliotecari e bibliotecarie, e non solo, anche comunità di riferimento. Però vedete, se a questo ambiente, all'universo bibliografico, aggiungiamo dei metadati non strutturati, cioè dati e contenuti testuali, è lì che si gioca la partita, nella capacità di avvalersi, almeno questo è il mio punto di vista, di alleanze interdisciplinari per riuscire a trarre beneficio per l'universo bibliografico dal contenuto informativo derivante da dataset non conforme a quel modello. Questa è un'opzione proprio fondativa, di scelta fondativa. Questo progetto si muove secondo quella traiettoria. Quindi ci sono i metadati strutturati, i dati testuali, contenuti testuali e i dati non strutturati, e i due ambienti, universo e multiverso, dialogano tra loro, secondo le modalità che qui ho provato ad epilogare in questo modello di sintesi, in cui il nostro ambiente è quello lì, piccolo, molto piccolo rispetto al totale della datasfera. Stiamo solo lì dentro. Sì, è una scelta, è un'opzione. In un'ottica, diciamo, inter e un po' transdisciplinare, allora emerge la possibilità di dare un colpo d'occhio
a ciò che sta fuori dall'universo. Per questo i confini di questi modellini sono tutti tratteggiati, cioè sono borosi. Allora, il prototipo è stato presentato qui in prima istanza 12 novembre e poi è stata fatta un'altra presentazione ora, il primo aprile, questa che vedete qui, primo aprile 23. Ora presso la Civica di Torino è in corso la sperimentazione d'uso del prototipo, rispetto a cui sono stati mobilitati, anche questo secondo me è una opportunità interessante, degli studenti del corso di laurea nostro, diciamo, quello di scienze del libro, del documento, eccetera, e degli studenti del Politecnico che assistono gli utilizzatori all'uso del controller, eccetera. E qui, ecco, sono arrivato alla conclusione, ci sono dei riferimenti bibliografici su articoli abbastanza recenti che sono stati pubblicati in questi ultimi anni, incluso l'ultimo in corso di stampa su Biblioteche Oggi Trends, che avrà questo fascicolo dedicato ai temi dell'intelligenza artificiale, dei sistemi generativi, ChatGPT, eccetera. E qui saranno disponibili dei dettagli ulteriori sulle funzioni del sistema di raccomandazione prodotti direttamente da parte dei colleghi del Politecnico. Ultimo passo è questo libro che abbiamo iniziato, che estende un po' i contenuti dell'articolo. Vedete, titolo quello, Biblioteca e lettura, intelligenza artificiale, struttura e contesto del progetto Reading Machine. E quello che vedete è di nuovo la composizione un po' interdisciplinare degli autori. Io, altri colleghi di area bibliografica, Lana, Mordiello, Sara Di Notola. Antonio Sant'Angelo però è un collega che insegna semiotica all'Università di Torino. Federico Cesario è un dottore di ricerca di progettazione architettonica. Poi ci sono i due blocchi, VR e Smart Data, e riapprendiamo, diciamo, all'ambito delle culture documentari con Cecilia Cognini, che vuol dire progetto della nuova biblioteca, e, eccetera. Abbiamo iniziato a lavorarci e verosimilmente sarà pronto a fine anno. No, per le stelline. Le stelline 2024. Ringrazio bene. Maurizio per la presentazione. Buon venire. Ah, è assolutamente indifferente. Chiudo però la condivisione, chiudo la registrazione in modo tale che